Ci hanno creduto, ma non è bastato. Troppi alti e bassi per Treviso nella tana di Brindisi e la Nutribullet deve aggiornare il suo rullino di marcia. 6 vittorie e 6 sconfitte finora in campionato e nono posto in classifica. Al team di Menetti non è riuscito il regalo di Natale ai tifosi. Il clima delle feste fa essere comunque non troppo severo il coach nel dopogara. Siamo stati fantastici per come non abbiamo mai mollato dopo la grande sofferenza iniziale, commenta Menetti. La sfortuna ci ha colpito in più episodi, dobbiamo gestire meglio la frustrazione di momenti come quelli, ma il carattere della squadra c'è. Nei primi due quarti Treviso fa e disfa, perde entrambe le frazioni di gioco e comincia la rimonta che si concretizza in un terzo quarto nel quale la squadra tiene gli avversari a soli 12 punti e poi nel quarto quarto da cardiopalma. A un minuto dalla fine la Nutribullet è sotto di 10, la gara pare ormai in ghiacciaia e invece accade l'incredibile. Due liberi di Russell, tre di Bortolani, una palla rubata e canestro in post di Jones, grande azione difensiva e una tripla per agganciare i tempi supplementari. Poi Treviso crolla, chiamata un'altra rimonta che stavolta non arriva. Alla fine è 99-95 per Brindisi. I limiti della squadra di Menetti ci sono e vanno aggiustati in tempo. All'orizzonte la sfida di Champions, mercoledì contro l'AEK Atene, prima di ritrovare energie e concentrazione verso un 2022 ricco di aspettative e di sogni.